Oggi sono di nuovo tra i banchi della Geeks Academy e sono in compagnia di Enrico, 27 anni, laureato in scienze politiche e specializzato in economia. Ma Enrico, perché proprio cyber security? Allora, ho voluto scegliere cyber security perché sono stato indirizzato da due amici miei che fanno gli ingegneri informatici, che mi hanno appassionato molto su questo ambito lavorativo, e poi sono stato indirizzato anche in merito da un grande amico di mio padre che è solito organizzare eventi di qualsiasi tipo, anche informatici appunto, e mi ha spinto molto all'idea di iniziare questo percorso di studi. Perché Geeks Academy? Allora, perché molto semplicemente l'amico di mio padre mi ha indirizzato su questo corso di studi, che tra l'altro è il primo corso di studi in formazione di cybersicurezza, nato nel 2016. Quindi io, mosso un po' dalla curiosità, ho cercato su internet e ho visto che fra i vari corsi che offrivano c'era proprio quello che era per me, era fatto apposta per me, era sulla cybersicurezza. Ho chiesto anche alla cortese attenzione del direttore cosa proponessero questi corsi e lui è stato molto disponibile nel farmi capire tutta la lista dei servizi offerti. Ho anche avuto modo di parlare con il direttore, l'ho conosciuto e mi ha subito convinto di questa opportunità. Oggi sto già alla terza lezione e sono molto contento di ciò che sto imparando. Qual è il tuo sogno nel cassetto, Enrico? Con questo percorso intrapreso alla Geeks Academy, dove vuoi arrivare? Allora, il mio sogno nel cassetto è diventare un ethical hacker, però facendolo in una maniera molto seria. E comunque, se dovessi cambiare idea, il percorso mi offre anche altre soluzioni che potrò scoprire pian piano mentre sto studiando i vari argomenti. Quindi sono anche libero da questo punto di vista, ossia io tendenzialmente voglio diventare ethical hacker perché è la cosa che più mi interessa, però non si sa mai, magari andando avanti col percorso potrei anche cambiare opinione e scegliere un percorso diverso, un po' più strutturato per le mie qualità. Per esempio OSINT, Information Security, Security Analyst, Penetration Testing, è pieno di ambiti diversi che uno può scegliere. C'è anche la parte sulla blockchain, sul gaming, sul metaverso e tante altre, però io fondamentalmente ho scelto Cyber Security and Cloud perché pensavo e penso tuttora che sia quella più affine ai miei interessi. Come fate a stare al passo con l'evoluzione tecnologica? In Geeks Academy abbiamo un comitato scientifico che è composto da rappresentanti delle aziende partner, sono amministratori delegati, CTO, Chief Technological Officer, e sono loro che ci danno quei suggerimenti e quelle innovazioni o aggiornamenti da inserire nei nostri corsi. Ci riuniamo ogni 6 mesi ed è per questo che Geeks Academy nasce con 3 scuole, quindi la scuola di cyber security, la scuola di data analysis, la scuola per programmatori, e oggi abbiamo anche percorsi in ambito metaverso, in ambito blockchain e intelligenza artificiale. Un esempio su tutti: con la pandemia nasce il ricorso alla formazione e al lavoro da remoto e quindi l'uso di tecnologie cloud. Ebbene, noi costruiamo un modulo obbligatorio per tutti i nostri percorsi di cloud computing. O quest'anno, dove l'intelligenza artificiale è veramente l'ultimo trend e la fa da padrona in tutti i notiziari ogni giorno, cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito un percorso che specializza profili professionali nel settore dell'intelligenza artificiale, o abbiamo costruito dei mini moduli che abbiamo inserito in tutti i nostri percorsi di formazione. Senti Enrico, ma in questi casi cosa si dice? Stay geek!